ci sono delle novità positive, nel senso che appunto i militari stanno decidendo dove appunto creare una nuova pista prova carri e spostarla quindi dalla Pertilti in un'altra area. La questione va avanti da diversi anni, da 9 anni, da quando appunto è nato anche il comitato Pertilti, e noi chiediamo che si trovi una nuova pista per i carri armati. Adesso i militari hanno detto che sono pronti e che a breve comunicheranno al comune il luogo dove avverrà la pista, e la cosa positiva dice che questa pista verrà realizzata all'interno di un'area militare, quindi non verrà utilizzato suolo pubblico. Il problema qual è? Che loro chiedono che il comune paghi la realizzazione della pista. Noi del comitato Pertilti, che appunto da anni chiediamo che l'area venga ceduta gratuitamente, ed esistono appunto dei protocolli di intesa con i militari e tutta una serie di decisioni prese dal Consiglio Comunale, che dice che l'area appunto diventerà un parco pubblico e che appunto deve essere ceduta gratuitamente. Quindi ci chiediamo perché bisogna pagare la pista carri. Secondo noi dovrebbe essere ceduta gratuitamente. Quindi adesso vedremo di prendere contatti con il sindaco, che dovrà ancora andare a Roma e che, con cui noi appunto abbiamo degli incontri per appunto cercare di ragionare anche sul futuro parco e anche sul progetto di parco con l'amministrazione comunale. Appunto vedremo che cosa si può fare, e dovremo anche sapere però che cosa chiedono i militari, nel senso che non è ancora chiaro, non hanno ancora comunicato quanto dovrebbe costare al comune questa pista.